Sicuramente ti starei chiedendo che cos'è un Happy Movie, giusto? Bene, voglio subito spiegarti di cosa si tratta. Un Happy Movie è una novità assoluta in fatto di video intrattenimento. Si tratta, nello specifico, di un video caricaturale con voce narrante professionale ed effetti speciali cinematografici della durata di circa 10 minuti. Un vero e proprio cortometraggio cinematografico divertente, o se vuoi un reportage fatto a regola d'arte, dove, finalmente, viene rivelata una vita passata o alternativa, addirittura una vita nascosta. Ma di chi, ti starai chiedendo? Beh, di qualunque persona a cui tu voglia fare una sorpresa incredibile, un piccolo scherzo di classe, un regalo che la faccia rimanere piacevolmente impressionata, semplicemente a bocca aperta. Sicuramente, regalare un Happy Movie, in quanto novità assoluta, è la cosa più originale che tu possa fare. Grazie a sofisticati programmi di videomontaggio e fotomontaggio, possiamo inventare quasi qualunque cosa sul passato di una persona e possiamo sostituire il suo volto a quello, ad esempio, di un attore o attrice di successo, oppure un idolo dello sport, o ancora potremmo raccontare di un suo antenato e mostrare le foto e i video in stile 800. Insomma, l'unico limite è la fantasia. Infine, la ciliegina sulla torta. Per fare in modo che il video ottenga il massimo effetto di stupore possibile, dobbiamo cucirlo intorno alle passioni e agli interessi della persona in questione. E il gioco è fatto. Condiamo il tutto con effetti audio professionali, testi 3D ed effetti speciali. Ed avremo ottenuto l'effetto wow! Ma facciamo qualche esempio in modo che tu possa capire bene. Prendiamo questo ragazzo. Quello che sappiamo è che è un pianista, un cantante e un appassionato di musica e di arti marziali. Ama andare in palestra ed essere indipendente. Il suo film preferito è Ritorno al futuro. Ok, prendiamo queste informazioni e costruiamo la sua vita e il suo passato. Questa è una delle intro possibili. Chi è veramente questa persona? Sembra innocua e tranquilla, quasi normale. Ma c'è qualcosa di strano. Ho cercato informazioni sul suo passato facendomi aiutare da hacker esperti. Ma non solo non abbiamo trovato nulla. Tutte le informazioni sembravano coperte addirittura da segreto federale. Tutte le ricerche rimandavano a pagine criptate. Sembrava di essere finiti dentro Matrix. E infatti, alla fine, ho incontrato proprio lui. Pillola azzurra, fine della storia. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Adesso parte la storia. Possiamo iniziare da dove vogliamo. Ad esempio raccontando che il suo bisnonno era una delle pistole più veloci del West. Ma di certo le pistole non sono una sua passione. Infatti l'impronta genetica proveniva da molto più lontano. Si parla infatti del 1700, periodo in cui i suoi avi si esibivano nei salotti viennesi e qualcuno di loro era davvero proiettato verso il futuro. Dopodiché della musica si persero le tracce. Infatti ritroviamo testimonianze dei suoi avi in Scozia e in Giappone. Siamo intorno agli anni 50 e la musica torna a fare da padrona, fin quando finalmente, dopo tanti sacrifici, arriviamo ai giorni nostri, in cui finalmente raggiunge l'apice del successo. Questo potrebbe essere un bell'inizio. In alternativa potremmo costruirne uno intorno al fatto di essere un imperatore egizio. Un gladiatore romano.
Fermiamoci qui. Penso tu abbia percepito il potenziale di un happy movie. Inoltre, esiste tutto l'universo femminile che si presta benissimo a questo tipo di cortometraggio. Penso solo al fashion e alla moda. Abbiamo realizzato un happy movie per una ragazza fissata per la moda, inventandosi una vita vissuta in America che aveva nascosto a tutti, anche al marito. L'abbiamo messa nei panni di una stilista famosa, portando le prove delle sue sfilate a Parigi, per poi catapultarla a Hollywood, nei panni di attrici e cantanti famose. Abbiamo anche rivelato a tutti chi erano i suoi precedenti mariti. Come finisce questa storia? Non te lo possiamo dire. Deve essere una sorpresa per tutti, ma sappi che alla fine c'è sempre il momento emozionante, il motivo per cui questa persona decide di cancellare tutto il suo passato per vivere felice la vita che tutti conoscono. Ora voglio la tua attenzione, perché devo farti una domanda seria. Cosa potrebbe venire fuori se inventassimo una storia su di te, esagerando le tue passioni, i tuoi desideri, i tuoi interessi? Oppure prova a pensare a un compleanno o a un matrimonio. Cosa succederebbe quando, dopo aver fatto posizionare gli sposi o i festeggiati davanti a un maxischermo, dopo aver spento le luci, facessi partire il video che rivela davvero chi sono e chi sono stati fino ad oggi? Davanti a tutti. Ti posso garantire che rimarranno tutti di stucco e tu farai un gran figurone. Ora però devo darti una brutta notizia. Probabilmente non potrai avere un happy movie. Questo perché realizzare un happy movie non è un lavoro da 5 minuti. Pertanto non possiamo prendere in carico troppi lavori tutti assieme. L'unica possibilità che hai per accaparrarti un happy movie è prenotare per tempo, bloccando la data di consegna. Quindi non perdere altro tempo. Assicurati di avere tra le mani il regalo più originale di sempre. Sarebbe un peccato, dato che sei arrivato fino a qui, che te lo lasciassi scappare. Ad esempio, perché non regalarlo al prossimo compleanno al quale devi partecipare? Faresti un figurone. Anzi, ho un'altra idea per te. Potresti fare un regalo cumulativo con i tuoi amici. In questo modo un happy movie ti costerebbe quasi nulla. Pensaci. Quindi compila il modulo di contatto e parlaci del tuo progetto. Ci metteremo in contatto con te e, una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, ci metteremo al lavoro. Se invece preferisci rimanere sui classici regali, allora un happy movie non fa per te. Mi dispiace. In caso contrario, non perdere altro tempo e contattaci subito. Ti aspettiamo!